Benvenuti a tutti i Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto veloce, come creare un vettore, un poligono in QGIS ed importarlo in Google Map tramite il formato KML, che è quello che Google Map preferisce. In pratica apriamo QGIS, andiamo nelle tiles e utilizziamo soltanto così come riferimento il web service OpenStreetMap. Per utilizzare questi web services, cioè per vedere queste immagini, bisogna essere connessi ad internet perché queste immagini arrivano direttamente a internet. Andiamo nella mappa di Milano soltanto per trovare un punto dove creare una specie di poligono. Vediamo, Porta Venezia è proprio un poligono, vedete, praticamente perfetto. Noi continuiamo a fare lo zoom. Da questo punto noi sopra il layer di OpenStreetMap, che viene praticamente automaticamente messo da QGIS, dobbiamo creare un nostro layer vettoriale. Come si fa? Andiamo nel menu layer, andiamo in crea vettore e gli diciamo shapefile. Vediamo che lo shapefile.shp non viene ben digerito da Google Map, quindi noi poi lo dovremo esportare e convertire in KML. Allora, come lo chiamiamo? Lo chiamiamo direttamente Porta Venezia, quindi noi dobbiamo compilare questo campo, la codifica file va bene, il tipo di geometria no, non è un punto, è un poligono, e poi vedete, ci memorizziamo per esempio che il sistema di riferimento è l'EPSG 3857, che va bene ad esempio per Google Map. A questo punto possiamo lasciare fare la tabella attributi. In questo video non utilizzeremo la tabella attributi, non metteremo nessun attributo del poligono e facciamo ok. Diamo un attimo di tempo a QGIS, che vedete che inserisce un nuovo layer, che in questo caso è vuoto, sopra quello di OpenStreetMap, quindi anche se lo deselezioniamo non succede nulla. Ma se noi andiamo nella matitina e attiva modifiche, cioè per aprire per esempio l'editing, possiamo adesso cliccare il tasto aggiungi elemento poligonale, e come se fosse un CAD, cliccando possiamo semplicemente disegnare, no, sopra la mappa, prendendo come riferimento quella di OpenStreetMap, e noi stiamo praticamente a mano, in un battibaleno, ridisegnando il poligono di Porta Venezia. Quando abbiamo finito facciamo il tasto destro, lui ci dirà per esempio vuole un attributo, diciamo 001, diciamo questo, perché questo layer avrà un poligono solo, potrebbe avere tantissimi poligoni, ed ecco che crea un'entità opaca che si sovrappone a OpenStreetMap. Noi potremmo deselezionare il layer vettoriale appena realizzato, oppure possiamo deselezionare quello sottostante di OpenStreetMap. Quello che possiamo fare è fare tasto destro, proprietà, andiamo nella proprietà del vettore appena creato, nel tab simbologia noi gli riduciamo un pochino l'opacità, lo portiamo tipo al 40%, così facciamo apply ok, così sotto vediamo contemporaneamente sia il nostro layer, vedete, che la corrispondenza con il parco di Porta Venezia. A questo punto, per inserirlo nelle nostre mappe in Google Map, ovviamente bisogna fare il login in Gmail, per esempio. Facciamo tasto destro nel layer vettoriale appena creato e facciamo esporta. All'interno del menu esporta scegliamo salva elementi come. Vedete, in questo caso io già avevo selezionato il KML perché stavo studiando questo argomento. Ce ne sono tanti, solitamente viene fatto lo shapefile, però lo shapefile non viene digerito bene da Google Map. Allora scegliamo il KML. Il nome file, noi clicchiamo qui, lo mettiamo all'interno della nostra scrivania perché così lo ritroviamo al volo, e lo chiamiamo Porta Venezia. D'accordo? Vedete che la tipologia di file è KML. Facciamo salva. Tutto il resto praticamente è già automatico, vedete, viene usato il sistema di riferimento EPSG 3857, che va bene per Google, e facciamo ok. Adesso vedete, abbiamo creato un ennesimo layer, quindi per esempio Porta Venezia quello iniziale lo possiamo anche rimuovere dicendogli di sì, perché tanto ci rimane questo qua nostro, che possiamo visualizzare o no. Ma andiamo a vedere nella nostra scrivania, vedete, è stato creato questa entità vettoriale poligonale che si chiama portavenezia.kml. Adesso siamo pronti per importarlo in Google Map. In Google noi abbiamo fatto il login nel nostro account e siamo andati nelle mappe. Non dobbiamo andare nel tab etichettati, chiedo scusa, dobbiamo andare nel tab mappe, e poi facciamo crea nuova mappa. Quindi questo verrà aggiunto come un'entità, come un oggetto in una mappa nuova. Vedete, non dobbiamo disegnarla a mano, potremmo disegnarla a mano utilizzando questi tipi di strumenti. In fin dei conti, Google Map non è altro che un WebGIS aperto che può essere utilizzato da tutti, ma noi cliccheremo il pulsante Importa.
In questo caso, vedete, facciamo seleziona un file dal dispositivo, sarebbe il nostro computer, andiamo nella scrivania e facciamo porta Venezia.kml, quello appena creato con QGIS. Facciamo apri, c'è il caricamento e vedete che all'interno di questa mappa senza titolo automaticamente viene inserito questo nuovo poligono Porta Venezia e vedete che è stato perfettamente georeferenziato. Se facciamo uno zoom indietro, chiudiamo questo pannello, vedete nei giardini pubblici questi qui montanelli. Perché in pratica il sistema di riferimento era corretto e quindi tutte le entità poligonali create con quel sistema di riferimento tramite Google GIS in KML possono essere inserite all'interno della nostra mappa. Poi possiamo cambiare il titolo, possiamo cambiare il colore, ci sono tante cose da fare. In Google Maps possiamo salvare la nostra mappa e rimarrà sempre lì come entità aggiuntiva alle informazioni generiche di Google Maps. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.